La sanità lombarda deve cambiare. Con questo slogan anche CGIL Sondrio ha fatto sentire la sua voce venerdì mattina davanti all'ospedale cittadino nell'ambito della mobilitazione che domani porterà alla manifestazione di Milano davanti alla Regione Lombardia, voluta dal comitato promotore del referendum abrogativo della legge sanitaria regionale. Le scelte scellerate di Regione Lombardia nel corso di decenni hanno portato a uno stato della nostra salute pubblica assolutamente inaccettabile. Liste d'attesa interminabili, con prestazioni sempre più difficili da raggiungere da parte di tutte e tutti, soprattutto gratuitamente. E che vedono quindi le persone a tratti a dover rinunciare alla cura e in altri casi invece a rivolgersi al privato. Noi assistiamo a continui peggioramenti delle condizioni di lavoro dell'operatrice e degli operatori che lavorano in sanità, innanzitutto legate a salari, a stipendi non adeguati rispetto al carico di responsabilità che devono affrontare e in termini di carichi di lavoro. Pensiamo anche a tutto il sistema sociosanitario dell'RSA, dove le rette sono appunto in continuo aumento per contenere i costi e al contempo dove le operatrici e gli operatori scappano verso la sanità pubblica e scappano verso la Svizzera. Il privato sempre più spinto da logiche di profitto che dilaga a scapito di un continuo impoverimento del perimetro pubblico, dove reparti interi o pezzetti di essi, pronto soccorso, vengono esternalizzati insieme a sempre più prestazioni, con una spesa che sta diventando impazzita per riconoscere appunto i gettoni a medici, ma non solo. Ecco perché quindi, come in tutti gli altri territori, stiamo presidiando e stiamo volantinando per sensibilizzare la cittadinanza e per spiegare le ragioni che ci hanno portato a promuovere tre quesiti referendari che abbiamo presentato a Regione Lombardia, dove purtroppo il referendum appunto è stato bocciato. È evidente che noi proseguiremo, non ci fermiamo qua e ricorreremo pertanto al TAR.